Amici del mare, amanti della buona cucina marinara, benvenuti a un'altra puntata di Cuochi di Bordo. Tutti gli ingredienti noi li abbiamo predisposti anche questa volta. Ci abbiamo il mare, ci abbiamo il pesce, ci abbiamo lo chef e abbiamo anche il marinaio che come sempre interpreterà la sua visione di cucina marinara. Noi naturalmente abbiamo i nostri esperti che vi daranno tutte le delucidazioni del caso, vi illumineranno e vi informeranno su tanti aspetti che sono legati al mare, alla sua storia e alla cucina. Quindi siamo pronti per un'altra puntata di Cuochi di Bordo. Oggi conosceremo meglio pagello e nasello. Il primo è un pesce importantissimo perché? Perché figura ai primi posti nei libri di gastronomia. Questo almeno dalla fine del 400 in avanti. Ne cito qualcuno di questi testi importanti. Scappi, il cuoco dei papi, o ancora Frugoli, che nel 1638 dedica un intero capitolo a questo pesce. Pagello, detto anche, meglio fragolino, proprio per il suo colore rosa. O anche pesce arbore, un pesce delicatissimo, prelibato, che veniva preparato per delle mense importanti nei banchetti, nelle corti e nelle cucine di nobili e aristocratici. Nasello. Il nasello invece altro non è che il pesce lupo, un merluzzo mediterraneo, anch'esso raffinato per il candore delle sue carni, buonissime, che si prestava anche alla lunga conservazione applicando determinate tecniche di sventramento e poi una sistemazione di sfumature, cioè mettendolo a prendere un affumicamento leggero per poter andare avanti a una conservazione a lungo. Un'altra nota interessante per il merluzzo, che è un pesce per convalescenti, cioè talmente delicato e facilissimo da digerire che non manca nelle prescrizioni di medici per le convalescenze e per i momenti di malattia per piccoli e per grandi. Che gesto atletico, eh? Sì, vabbè, qualcosina, ancora riusciamo a fare, ancora qualcosina. Complimenti per la prestanza, senti, ma a parte l'aspetto fisico, è stato divertente, immagino. Sì, una giornata molto interessante, veramente non c'ero mai stato su una vongolara, quindi... Lo sai che grazie a Cuochi di Bordo molti tuoi colleghi per la prima volta salgono a bordo di una vongolara? Perché magari la barca, il peschereccio, sì, ma la vongolara... È una bella esperienza comunque, la consiglio a tutti. E per provare, sì. Dalle vongoline nel piatto, sì, a capire come fanno. Si capiscono tante cose, comunque non è semplice il lavoro che fanno, è ordinato, sono molto bravi, organizzati. È preciso. Pensavo molto meno, invece sono molto organizzati. Uscite in mare, dato gusto. Uscite in mare è bellissimo, la pace che hai in mezzo al mare è impagabile, in fronte a quello che subiamo noi tutti i giorni. Insomma, tra la sala del ristorante e il peschereccio, tra le due... Guarda, una volta alla settimana mi piacerebbe uscire. Andare, non sarebbe... Per rilassarsi un pochino, sì, sarebbe bello. Poi il panorama di Fano dal mare, immagino. Ottimo. Che sia fantastico. Bello. Sì, molto bello. Bene, senti, noi adesso dobbiamo andare a fare una parte un po' più aderente a quello che fai tu. Andiamo a prendere il pesce, perché dopo, stasera, oggi pomeriggio, siamo nella tua cucina. Va bene? Allora, andiamo, vieni con me, perché là c'è il nostro marinaio che ci aspetta. Oh. Ciao
ciao Lino, ciao Stefano. Allora io ho preparato tutto, ho fatto preparare, sì. Ho fatto mettere già nei sacchetti tutto quanto. Bene. C'è il pagello, il merluzzo e le vongole naturalmente. Ma perché noi già siamo presi un po' tranquilli. Sì. E cosa avete fatto? No, è perché siccome da lui fanno dei cocktail. Ah, infatti si vede dalla faccia. Fatti un cocktailino prima. Dalla faccia si vede, insomma, un po' stralunati. No, ho approfittato, dobbiamo conoscere tutti gli aspetti. Hai ragione, sì, gli aspetti diciamo del beverage e del mangiare. Tu intanto ti sei portato io avanti. Io ai libì gli ho fatto preparare tutto. Già. È stato bravo. Ha messo nei sacchetti. Perfetto. No, vedi, c'era anche i bomboloni lì. Che cos'è quello lì? Dei bomboloni, insomma. È una roba nuova quella? Mica le bombe, sono sì, le conosco, sì. Un po' più piccole, però... Quelle le togli, le fai bollire, le togli, diciamo c'è il mollusco, lo triti un po', ci fai la pasta. Va bene, allora ce le facciamo mettere da parte che dopo... Magari facciamo una pasta. Però il tuo chef, sì, ristorante, Nicola... sarà pronto sicuramente per fare... Con il pagello e il merluzzo e vongola, naturalmente. E vongola, ci sono sempre. Vabbè, allora hai fatto tutto te, senti, meglio così. Meglio così, quindi. E li bi se ci dà. Sì, Eli B, ah, no, cioè... guarda, dammi solo quello lì che ci prendo i bomboloni per fare il sugo. Alino, e ci porti tutto al ristorante. Al ristorante che c'è Nicola, il suo chef, che preparerà insieme a te le versioni, le varianti di questi pesci. Pesci. No? Va bene. Senti, siccome il cocktail non era male, non so, vuoi venire anche te? Va piano. No, vieni anche tu, vieni. Vengo qui, andiamo, vengo qui. Va bene, andiamo a bere il cocktail. Ciao ragazzi. Ciao. In questa puntata approfondiamo in maniera un pochino più dettagliata il contenuto dell'etichetta, l'etichetta che troviamo nelle nostre confezioni commerciali. Dobbiamo verificare che ci sia lo stabilimento che ha prodotto quel determinato prodotto ittico, che ci sia una data di produzione, ma dobbiamo prestare altrettanta attenzione al lotto di produzione. Cos'è il lotto? Il lotto è quello che ci permette di tracciare il prodotto nell'arco della sua vita commerciale e quindi potremmo risalire attraverso il lotto persino alla barca che ha pescato quel prodotto. Ed è importante perché qualora ci sia un problema in quel determinato prodotto che è in fase di commercializzazione, noi come organo competente, autorità competente, poi andremo a recuperare e a far recuperare al produttore quel lotto che è interessato da un problema dal punto di vista che può essere sanitario, può essere commerciale, però quindi è estremamente importante ai fini della tracciabilità. Questo è previsto dalla comunità europea, dalle norme nazionali che permettono di avere sotto controllo in qualsiasi momento il prodotto dalla produzione alla commercializzazione al consumatore finale. In alcuni casi potremmo trovare negli scaffali, nei punti vendita, il richiamo di un prodotto che però è sempre riferito specificamente a un determinato lotto di produzione e non ad altri prodotti che possono essere stati prodotti dalla stessa ditta, ma il giorno prima o il pomeriggio dello stesso giorno o il giorno dopo, perché sono lotti diversi. Era bello, però tutti. Il pagello. No, scusate! Lino, no, perché messo, sono qui dalla fine. No, sono qui dalla fine, voi fate le chiacchiere, ma cioè, e questa è la cucina del Sambuca? Ah, come no, questa è la nostra cucina, Sambuca. Nicola, tu hai già fatto chiacchiere con lui. Ma io voglio dire, Lino, cosa stai facendo? No, a me mi hanno detto gira a destra, gira a sinistra, vai di qui, vai di là. Io ho trovato la finestra, mi sono affacciato. Perché c'è il mare là, allora. Va bene, dai, adesso. Comunque, siete pronti? Noi siamo pronti. Apposta, allora. Adesso qua. Arrivo, faccio il giro e arrivo, un attimo. Allora siamo pronti, qui. Arrivo, Arriva. Oh, eccomi qua, adesso sono qui, voi siete in postazione. Siamo tutti pronti. Pesce freschissimo, stamattina trovato. Hai visto, no, stamattina? Nicola, abbiamo già visto pesce, i prodotti, prodotti fantastici. Quindi avete a disposizione materia prima di grande eccellenza, che cosa mi preparate? Allora, iniziamo da Nicola che è il padrone di casa. Ok, iniziamo da Nicola. Allora, iniziamo con un'entratina, pensavamo di stimolare il palato con un qualcosina di sfizioso. Abbiamo qui le nostre vongole, vongole di Fano, della nostra costa pescate qui davanti, e con una crema di patate che abbiamo preparato in precedenza,
con semplicemente bollendo patate e frullandole con acqua leggermente insaporite. Abbiamo della salicornia, salicornia che è detta anche asparago di mare, salicornia, ah, questa salicornia. Questa qui viene da Ancona, quindi anche questo è un prodotto locale, o quasi, e via, andiamo a cuocere queste vongole in acqua. Ah, quindi le tuffi in acqua bollente. Sì. Ora ah. Facciamo una cottura che è un po' diversa dal solito. Le cuociamo una decina, 10-15 secondi in acqua e poi le forziamo. Ah. Le forziamo con un coltellino. Tutto questo perché? Per non far perdere alla vongola la sua succosità. Rimaniamo tra il cotto e il crudo. Mm-hmm. È un po' anche quello che è la nostra cucina. Esatto, rispecchia sì. Un po' la tua cucina. Sì. Valorizziamo il prodotto che comunque abbiamo un grande prodotto, quindi bisogna... Nicola, proprio un tuffo gli hai fatto un fare. Un tuffo, veramente... non devono aprirsi. Infatti ne vedo due aperte, ne ho buttate giù qualcuna in più. Ne vedo due aperte che scarterò, perché queste hanno già perso tutta la loro tenerezza e... soprattutto l'acqua, hanno perso, sappiamo benissimo che l'acqua della vongola è la parte più naturale. È la parte più pregiata, diciamo, saporita. Il mollusco è sicuramente il protagonista, però l'acqua dà una spinta in più a tutti quelli che sono i piatti della cucina moderna. Quindi devi imparare ad aprire le ostriche. Se impari ad aprire le ostriche, no. Le ostriche è molto più difficile aprire le ostriche delle vongole. Le ostriche ci vuole, insomma, vogliono il sangue, perché dicono le ostriche. Però mi sa che Nicola c'ha la maestria, sì, con ma, col sì. Mollusco, ci dà, diciamo, di bello. Comunque non è mai facile, non è mai facile. Vedi, ci vuole un po', perché giustamente la valva è talmente chiusa, perché ancora è cotta, ma è appena, allora il muscolo ancora tiene duro le due valvi, capito? Sistemiamo la nostra crema di patate. Cercando di fare qualcosa di moderno che rispecchia anche la filosofia del piatto. Vedi, le toglie una proprio. Cada una. Una cada una. Facciamo un po' un po'. Un po' un po'. Ne mettiamo alcune così sgusciate, ma comunque succose. E poi per rimandare un po' alla vera essenza della vongola, okay. Comunque aperte con il loro guscio. Ora andiamo a posizionare un po' di salicornia. La crema di patate come l'hai ottenuta? Cioè, semplice come esecuzione anche quella, immagino. La crema di patate, abbiamo semplicemente sciacquato la patata tagliata a cubetti, in modo che perda un pochino di amido. E l'abbiamo cotta a necessità e poi frullata nella sua acqua. Poi insaporita, aggiustata di sapore con sale, pepe e olio. Ecco, quindi anche questo molto semplice. Adesso questa è una bella cosa, una nuvoletta. Andiamo a mettere qui sul piatto, a coprire il piatto, a chiudere il piatto, questa schiuma di acqua di mare. È fatta con il succo dell'acqua delle vongole, emulsionato con della lecitina di soia, che richiama un pochino la schiuma che si trova nel bagnasciuga, no? Certo. Diciamo che è evocativo questo evocativo. Piatto. E ora, per dare l'ultima spinta e anche un po' il ricordo della sabbia, una macinatina di pepe fresco. Quindi allora, dobbiamo chiamarlo bagnasciuga. Bagnasciuga, vedi? Bello. Beh, grande sapidità, grande ricerca anche del contrasto, dell'innovazione, insomma... Anche come l'occhio era bello. Vuole lasciare poi i colori molto belli. Ma immagino che anche nella tradizione ci sia. La tradizione non c'è questo no, però era più insomma una cosa verace, no? Allora io adesso mi appropinquio a prendere anche tu praticamente il pagello. Adesso io ci ho messo solo un po' di sale e un po' di pepe, no? Hai fatto una sorta di marinatina. L'ho eviscerato e tolto le branchie. Perfetto. E poi lo metto così, sì, perfetto. Sopra la carta, così, ecco. E il pagello è un pesce che si presta a tante cose, no? Sì, diciamo più che altro, ecco, arrosto, come grigliata, oppure anche quei belli, anche se si fanno lessati, poi spolpati, no? Praticamente è una carne simile al dentale, diciamo, okay, no? Il pagello è la carne è similare,
Adesso questi sono piccolini, però ci sono anche più grandi, capito? Che si presta. È una bella carne bianca. Nicola, tu li adoperi nella tua cucina, i pagelli ti piacciono come pesce? Io lo adoro, in questo momento non lo stiamo adoperando, però... se non come fuori menù. Però io li adoro e mi permetto di dissentire, io li adoro crudi. Ecco, crudi anche. Essendo una carne talmente delicata. Grandi devono essere però. Ma anche questi qui piccolini hanno il loro perché. Voi marinai siete abituati alle crudite, voi ve sì, mangiate i polpi, come pescate, zannate. Negli ultimi anni, no? Con il coso del sushi, no? Allora tutta sta roba cruda, l'importante deve essere sempre fresco, perché la freschezza nel crudo è basilare. No, anche qui rapidità di cottura. Sì, adesso qui diciamo già 2 minuti per parte, il tempo di prendere un po' di calore la carne. Anche qui si assapora tutta la fragranza e la bontà del pesce. Ecco. Noi una volta le facevamo proprio anche sol salsel, no? Si dice come? In dialetto sol salsel. Sol salsel. Vuol dire solo con il sale. Ah, ecco. Sol salsel, in dialetto. No, capito, sol salsel. Voglio dire, una volta si facevano così, nella ciapa si mettevano su veloci e si faceva sol. Una volta cotti, adesso ancora, diciamo... Sol salsel nella ciapa, questo dice delle robe nella che... Ciapa, cioè, nella ciapa, nella ciapa di radici. Praticamente radici, sarebbe la teglia, la ciapa, la teglia, no? Ciapa, allora cosa si fa? Una volta, diciamo che sono cotti, no? Che profumo. Si toglie dalla griglia, che profumo, dalla pentola, ecco, poi cosa si fa? Profumo si mette, fantastico. Si mette prezzemolo battuto con dell'aglio, così, no? Così, proprio e una bella passatina d'olio, extravergine d'oliva, che noi qui attorno ce ne abbiamo di buono, fantastico. Il piatto è questo. Ragazzi, nella quindi semplicità... Non è nemmeno cotto praticamente, visto? Certo, un minuto per qui. Parte... Beh, due proposte così per solleticare l'appetito di grande emozione, di grande sapore, l'innovazione con la vongola, possiamo dire, nella sua quasi purezza, e il pagello, anche lui, veramente, diciamo, ha avuto una bottarina di calore. Piano piano, sta ancora bene lui. Sta bene, quindi, e ce lo gustiamo così. Ce lo gustiamo così. Se questo è l'inizio, figuriamoci il prosieguo. Noi intanto riassettiamo per passare alla seconda preparazione, perché hanno in testa di fare due primi di grande sapore. Benissimo, un attimo che riassettiamo tutto. Allora, adesso abbiamo riassettato la cucina, voi non lo sapete, ma noi insomma... mentre loro si riassettano, facciamo battute, ci divertiamo, c'è un bel clima. Nicola, chef giovane fanese di grande creatività, subito dato, no, prova di grande maestria, e da quello che vedo c'è in serbo una bella ricettina gialla. Però noi partiamo con uno spaghettone. Sì, uno spaghetto. Allora, siccome lo spaghetto ci vuole 10 minuti, io lo butto giù subito. Lei lo butterebbe? Lo calo, come si Locali. Dice. Lo calo. Okay, calo lo perfetto. Spaghetto. Ok. Fantastico. E poi... Diciamo comprate, ecco, uno spaghetto, sì, di grande qualità. Di grande qualità. Okay. Poi olio. Certo. Olio. Allora ci metto un po' di aglio, no? Tanto ecco, che stasera lì non ho, no, io devi so baciare che, qualcuna, no? So che tu sei un amante dell'aglio. No, sono un amante dell'aglio, sì, voglio dire. No, ci metto un po' d'aglio, adesso no, questo... lui e i vampiri, così, niente. L'aglio è buono. Proprio l'aglio non, buono. Non vengono mai da me. Non vengono mai. Allora, no, prima non sfumo, adesso no. Butto giù praticamente ecco. Il composto. Le vongole. Sappiamo come si sbucciano, no? Ormai l'abbiamo imparato. Ecco. Fuoco le fiamme, aspetta adesso un attimino. Io sono pronto per sfumare, eh? Oggi non partecipo anch'io. Tu sfuma con siamo un po' pronti? Di vino. Fuma con un po' di vino. Con le polveri, eccolo. Ecco, fantastico. Allora. Per la gioia dei nostri microfonisti. Ecco, sì. Ecco, è vero. Loro gli piace questo tipo questo di... Questo sprigolio. Qua Riccardo sì, è amante. Riccardo è il nostro camera insieme a Franco, sì, che... Sono gli artefici delle riprese del montaggio di questa trasmissione, che amano questi rumori di sottofondo. Sì, di sottofondo. Sono il loro pane quotidiano. Allora, una volta sfumato il vino, una volta buttiamo l'acqua di vegetazione delle vongole, che quella è il massimo. Dico, anche voi l'acqua di vegetazione delle vongole è un must, voi è un must. Non potete non averla. No. Ecco qua.
altri due secondi. Ha già fatto una bella, sì, una bella cremina. Ha fatto la salsa. Allora, noi adesso aspettiamo la cottura della, della pasta. Come no? Io andiamo da, da Nicola perché, guarda, guarda lì che rubina tutta. Sto vedendo che Nicola, ci hai incuriosito con questa tonalità bella. Qui abbiamo giocato un pochino coi colori, ecco. Diciamo. Allora, abbiamo un cappellaccio al nero di seppia, con pasta al nero di seppia. Il nasello è stato sfilettato, poi affumicato e lasciato riposare per un po'. Vedo che c'hai due quadrettini, ci fai vedere come... Sì, perché è bello, insomma, è bello farlo vedere un pochino. A favore dei nostri... Qui mi riallaccio la tradizione, ok? Beh, vediamo. Abbiamo lasciato due cappellacci aperti per far vedere un attimino come... come mi ha insegnato nonna. Ecco, vedi le nonne? Vediamo un po'. Vediamo, allora, fazzoletto piegato, ok, sto venuto molto bene, e così, ecco. Vedi? Il cappello, giustamente, il cappello, giustamente, no? Fantastico, e ci vuole maestria anche in queste cose, manualità, no? Manualità, manualità, e pazienza, e pazienza, e pazienza. E la pasta fatta a mano si distingue perché è tutto diversa, non ce n'è uno uguale all'altro. No, non ce n'è. Dico bene, Nicola? Esatto, sì, beh, è un po', quella, è un po' la caratteristica loro. Nel mentre ora andiamo a togliere l'aglio, perché sennò poi lascia troppo, e mettiamo qui, abbiamo dei pomodori gialli che sono di locali, non sono un prodotto lontano, anche se non siamo più abituati a vederli. Ok, nel mentre che nel sapore sono del tutto simili a quelli rossi o hanno delle diversità anche di gusto? Hanno un'acidità leggermente più spiccata, però è comunque ancora gradevole, non quindi tu lo adoperi dolcezza che, ecco, per avere questa nota di acidità, sì, sì, la ricerchi, diciamo, la ricerchiamo un pochino, che va a dare uno spicco e si accompagna bene anche al nasello affumicato. Ora vado a buttare la pasta. Pomodoro, no? Pomodoro. Pomodoro, quello è proprio lì, d'oro. Era quel colore lì inizialmente, il pomodoro era così. Vedi? Ora, come dicevamo, un pochino di acqua di vegetazione. Vedi? E allora la tradizione ritorna. Ritorna la tradizione. Tutto torna, tutto torna. Vedi? Fondamentale. Anche qui hai ricercato il sapore, il gusto, però sempre all'insegna della semplicità e della massima esaltazione della materia prima. Perché, questo è un po' il succo della mia cucina. Il succo della tua cucina. Preparazioni veloci, estemporanee, ma di grande gusto. E quando è così, i sapori ci sono tutti. Sì, non rovini la materia prima, che rimane integra, rimane buona. Il pesce inglobato, catturato dal cappellaccio, rimane lì e... vedi? Cioè, il nero di seppia aiuta molto a dare non solo un tono di colore al piatto, ma anche a dare un sapore deciso. Gli chef giovani come te si stanno abituando, insomma, abbastanza bene ad adoperarlo. Il nero di seppia fa sì che la pasta non smorzi il tono del primo. Quindi è una pasta che aiuta soprattutto nei ripieni di pesce a migliorare anche il sapore del ripieno, no? Io col forchettone giro intanto mi ero dimenticato, bravo, perché la pasta questa è una buonissima pasta, che tiene la cottura, tiene il dente, tiene tutto, diciamo. 10 minuti ha detto che lo chef ha detto che li vuole tutti, quindi li vuole a posto. Quindi li sta saltando intanto, ecco, un pochino belli lucidi, lo facciamo nappare. Ok, ecco, tirato. Io andrei a completare il piatto. Quindi anche qui tempi rapidissimi, una volta anche nella pasta tu adoperi una tecnica che ti dà grande elasticità, la fai, diciamo, con un criterio particolare, perché dopo anche quello vuole il suo perché. Beh sì, anche la pasta comunque è vero che nella pasta ripiena protagonista è il ripieno, però la pasta ha una sua importanza, deve avvolgere bene tutta la farce, quindi deve avere una buona elasticità, quindi
Io, come un po' la tendenza della cucina moderna, tendo ad utilizzare una buona parte di tuorli, di tuorlo d'uovo. Qualche puntina di maggiorana. Che da quel colore verde, no? Quel tocco di verde. Un po' di colore non guasta mai, e in più è un sapore che si accompagna veramente bene. Ok? E alla fine un filo d'olio. L'hai spostato, era qui, l'hai messo. Ecco qua. Perfetto, allora grande sapore, ma anche grande creatività, accostamento di colore. Sì, bello l'occhio. Bello l'occhio, bello. Contrasto bello. Con il chiarore della ceramica. Beh, allora Nicola, complimenti, ma noi qui abbiamo... Lo spaghetto, no? Lo spaghetto. Come andiamo con lo spaghetto? Io direi che è fatto che, lo spaghetto. Che ci saremmo. Adesso riaccendiamo sotto... Diciamo il gas sotto la pentola, ravviviamo. Adesso non rimane altro che amalgamare. Sì, la salsa, diciamo la pasta alla salsa, come ha fatto, diciamo, Nicola, un po' di pepe. Ecco. Diciamo che il pepe ci dice. Sì, ci dice molto, un po' di pepe. Molto. Beh, anche qui, insomma, anche qui. Ci siamo. Arrivano effluvi e sapori e odori. Io adesso spengo, prendo il piatto per impiattare. Guarda, facciamo così, sgombriamo tutto. Sì, così tutto. A favore di camera. Mettiamo, liberiamo gli spaghetti tipo alla Giorgione, no? Che senza tante, no? Diciamo eccoli. Che sono porzioni visibili. Sì, ecco. Visibili, eccoli. Ecco qua, anche qui un po' di prezzemolo fresco, anche qui colore, giustamente, colore. E un filo d'olio, anche io un filo anche d'olio qui. Per finire. Mi raccomando, non lo rimettere nel mezzo, mettilo lì, sì. Ecco, poi metto qua, ecco qua. Ecco, anche qui direi lo spaghetto in bianco, Nicola, c'ha il suo perché, è sempre un grande classico, unito a materia prima di grande sapore, di grande gusto, avete visto, insomma, con... lo stesso pesce, che tipologie diverse di primi si possono preparare. Veramente il nostro mare ci regala sempre grandi perle. Adesso terminiamo di sistemare ultima la nostra e poi the second. Eccoci qua, abbiamo ripreso in mano le redini della cucina. Nicola, ti abbiamo fatto un po' di buttasù in questa puntata, però insomma è giusto enfatizzare i prodotti nel giusto modo. E adesso abbiamo Nagello da una parte e Pagello dall'altra, che sono i protagonisti della nostra puntata. Siccome vedo che hai, Nicola, attrezzato un bel po' di marchingegni lì, mi stimola molto. Stefano, qui facciamo andare. Fai Nicola prima. Catturati dalla curiosità. Anche, tu sei catturato? Io sono mi appropinco a catturarmi. Vabbè, allora, Nicola, dai fuoco alle polveri, come si dice. Grazie mille per la fiducia. E innanzitutto mettiamo subito a cuocere i filettini, che come vediamo sono filettini molto piccoli, vanno trattati con delicatezza. Ho messo in una padella rovente della carta forno, perché essendo comunque così piccoli è facile rovinarli e non lo vogliamo. Dalla parte della pelle inizi. Dalla parte della pelle, perché c'è sempre un perché. Esatto. Perché dalla parte della pelle libera i grassi all'interno della polpa della carne, non facendoli fuoriuscire. Ok, ecco. E in più questo è veramente molto fino come prodotto, e la cottura verrà fatta praticamente solo dalla parte della pelle, verranno rigirati un secondino proprio appoggiati sulla padella calda, però questo lo vedremo dopo. Innanzitutto, se posso illustrare gli ingredienti, abbiamo una crema di melanzana cotta al forno, aromatizzata con sale, pepe, olio e timo. Poi viene tolta la buccia, viene frullata e aggiustata eventualmente di sapore. Qui abbiamo una crema di pomodoro datterino, anche questo al forno. Pomodoro datterino cotto al forno, setacciato e emulsionato con dell'olio d'oliva. E qui abbiamo una fonduta di grana. Ah,
Ah, vedi? Sì. Grana e formaggio e pesce dicono sì, che invece è... Esatto. Già, già ritorniamo sulla novità, sulla cucina moderna che vede di buon occhio l'accostamento latticini pesce. E qui abbiamo del basilico fritto. Ah, foglie di basilico. Foglioline di basilico fritto. Croccante. E dei dadini di pane che danno corpo al piatto, danno una buona masticabilità al tutto. Ora, questi qui probabilmente avranno già preso un colore. Però è un pesce, Stefano, che non sempre quando si va al mercato si trova, ma si sceglie anche, perché devi essere un po' un intenditore per scegliere il pesce. Sì, è un pesce, diciamo, è di qualità, però magari si è perso un po'. Adesso se è magari grande, se no la gente non è che c'ha un mercato, diciamo. No. Peccato però, perché, la carne è molto 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 buona. Abbiamo sentito anche nel tuo primo, era di grande sapore. Buono, molto buono. Vedi, quando andiamo al mercato seguiamo anche i consigli del pescivendolo di fiducia, che magari ci sa un po' distogliere dai nostri soliti acquisti di pesci sicuramente più conosciuti, spigola, orata o no, altre cose. E magari andiamo su queste scelte qui, che magari sono anche, diciamo, non sono da allevamento, quindi... è un pesce, diciamo, di mare pescato, e la qualità è diversa. Quindi no. Se c'è e lo trovate nei banchi, sappiate che è fresco, costa e non anche è poco, costa anche poco, quindi vedete, questa trasmissione vi aiuta anche magari così a rivedere un po' il vostro panel di materie prime che acquistate, con pesci che poi nella loro preparazione sono anche abbastanza semplici grazie alle scelte che il cuoco della tradizione fa, ma che se vi volete spingere anche un po' oltre, gli chef innovativi come Nicola, che vi abbiamo mostrato anche nelle altre puntate, vi suggeriscono qualche preparazione estemporanea. Nicola, allora vedo che ti sei portato avanti, stai dando grande lustro al piatto. Sì, beh, anche l'occhio vuole la sua parte. E comunque questo è un piatto che va mangiato mischiando tutti gli elementi. Ah. Abbiamo melanzana, abbiamo pomodoro, abbiamo formaggio, abbiamo il basilico, che non è solo ornamento ma va a completare la gamma di sapori, dona freschezza. Basilico un pochino lì. Quindi non è solo a scopo ornamentale, assolutamente ha la sua ragione. No. Perché... Assolutamente no. La cucina moderna deve anche rispecchiare il senso di ogni ingrediente. Questo è un po' un must. E, bene, il piatto così con la completo. Croccantezza del basilico, la consistenza del pane e la grande, insomma, esaltazione dei sapori attraverso la tua tipologia di cottura. È una cottura che utilizzi spesso nella tua cucina? Ti piace questo modo di... A me piace molto la pelle rosolata, che dà quel dolciastro che è veramente golosa, e questi tipi di cottura, come abbiamo fatto per la vongola, è simile come cottura, anche se non sembra, perché fa sì che tutti i succhi e quindi tutti i gusti rimangano all'interno della polpa. Quando andiamo a mangiare il prodotto è ancora succoso, è ancora saporito, è ancora fresco e quindi ci può regalare emozioni, sì. Bene, ma le emozioni le troviamo anche qui, perché qui... Io adesso il nasello, come vedete anch'io ho lasciato la pelle, il nasello naturalmente l'ho, diciamo, tolto la testa, l'ho aperto al libro, ho tolto, diciamo, la lisca, la spina, e poi ho fatto... Praticamente semplicissimo, una panatura con mollica del pane, un po' di sale, un po' di pepe e del prezzemolo. E ho impanato naturalmente il nasello e merluzzo e ci ho messo un filo d'olio, adesso lo vado a mettere in forno. Anche qui, semplicità e grande materia prima. Io adesso ti lascio, vai pure a infornare. Qualche minuto per vedere il risultato finale di questo nasello di grande semplicità ma di grande sapore, interpretato secondo la tradizione. Allora siamo pronti, leger sont faits. Cioè, allora questo io ho preso dal forno caldo, adesso prendo il mio merluzzo, lo posiziono, eccolo. Ah, belletto di rucola,
Perfetto, così nature, il forno ha restituito con la croccantezza del pane, no? Sì. Il sapore. Bene. È una bistecca di mare. Una bistecca di pane. Nicola, nella semplicità c'è il grande sapore. Però. È molto invitante, sì. Beh sì, invitante sicuramente, come tutte le cose che abbiamo visto preparare da Stefano e da Nicola davanti ai fornelli del ristorante Sambuca, perché qui si è creata la magia e la commistione tra i sapori della tradizione e quelli dell'innovazione, con la creatività dello chef Nicola, che ha voluto interpretare al meglio, secondo il suo stile, secondo la sua mano, il pesce che abbiamo, insomma, acquistato questa mattina, come solitamente facciamo nei banchi del pesce nella banchina del porto di Fano. Adesso, terminata questa bella estemporanea preparazione, io vi lascio, voi intanto finite di mettere a posto le cose. Mi appropinquo nella sala, perché voi rimanete qui a sferucciare, perché io ho gli ospiti di là che mi attendono per gustare insieme a me le preparazioni che chef e marinaio hanno preparato per questa puntata di Cuochi di Bordo. Ci attende la sala del Sambuca. Buonasera, salve. Buonasera. Prof, ben ritrovato. Ben trovato. Ciao Gino. Ciao. Ben trovata. Allora, in cucina chef e marinaio hanno dato il meglio di loro, Si sono divertiti. Questo è positivo. Ecco, con due... Dobbiamo metterla alla prova. Beh sì, dopo, noi siamo qui per questo, ma anche per disquisire un pochettino su alcune cose molto interessanti che in questa trasmissione noi vogliamo far venire fuori, ovvero sia la valorizzazione del territorio e del nostro mare con i prodotti che ci stanno testé giungendo in questo momento sulla tavola, e anche attraverso la cucina come questi si possono interpretare. Chiaro, non è una disfida, ma sono due visioni della stessa, due facce della stessa medaglia, innovazione e tradizione, secondo così il marinaio e lo chef di turno. Qui c'è una cottura alle vongole particolare, nel senso che sono state praticamente appena scottate. Vi invito, ho fatto un test prima. Sono eccezionali. Ecco, le provate tutte prima adesso? Sì, chiaramente. Vedi le nostre facce? Chiaramente, perché prima loro hanno detto, Lino guarda questo, faccio così, cos'è? Cioè, qualcuno si doveva sacrificare, professore, per... Non male, se cucina bisogna sempre farlo. Farlo, sacrificarsi. Gino. Sono eccezionale. Tu vieni da un territorio dove il mare è qualche chilometro. Sì. Però... Però con le vongole ho un rapporto particolare, ovviamente. Perché la commissione che presiede in regione si è occupata tantissimo del problema delle vongole delle Marche. Certo. Ed è uno dei problemi che ci assillano di più, perché è anche difficile da risolvere, perché ci tanti aspetti. Ci sono ben 221 imbarcazioni nella regione Marche che vanno alle vongole, e un terzo di tutte quelle che sono le imbarcazioni nazionali sono nelle Marche. Circa, sì. Quindi sta un terzo all'incirca. Sono 702, 703, quindi con 220 ce n'è una buona. Comunque è una delle regioni che ha maggior numero di vongolare, come... Solo che ci sono un po' di problemi, perché queste vongolare sono divise in quattro consorzi di gestione, e il consorzio di Pesaro è abbastanza ben organizzato e sono in buon rapporto fra di loro. Il consorzio di San Benedetto altrettanto. Il consorzio di Civitanova e di Ancona hanno un pochino di problemi. Problemi che io dico gentile, perché dico di problemi. Poi è stato proprio ieri, ero stato in regione, che abbiamo avuto un incontro col capo servizio della pesca, perché hanno chiesto alle varie strutture di ricerca marchigiane di fare un po' un'analisi di quello che è la situazione, di quante sono di queste risorse e poi di chi le prende e di chi non le prende. Ci siamo visti già in un altro incontro, ecco perché mi ricordavo bene, sempre sulle vongole. Quindi è un problema che ha diverse sfaccettature, ha diversi punti, angoli di attacco, insomma, cioè ci sono molte i fronti sui quali vi dovete confrontare a livello regionale. Assolutamente sì, ma questo delle vongole è uno dei temi importanti, perché il patrimonio delle Marche, diciamo, in eccellenza. E Pesaro, ecco, dicevo prima, Pesaro ha saputo gestire meglio, ha probabilmente anche delle condizioni. Ma no, sono 65 barche, non è che sono poche a Pesaro. Saputo gestire, non sono andati in passato, hanno fatto
delle scelte che l'hanno fatto. Sì. San Benedetto ugualmente, soprattutto a livello commerciale. Sì, lo fa l'asta, la zona di Ancona è abituata a vivere soprattutto di contributi e quindi vorrebbe avere dei contributi dalla regione per poter continuare a pescare poco e avere contributi in modo da integrare quello che guadagna, invece di gestirsi una risorsa, perché questa risorsa delle vongole è interessantissima perché è l'unica tipologia di pesca che abbiamo in Italia dove non c'è stata una diminuzione di barche. Noi ne abbiamo 702, 703 e non sono cambiate da 10-15 anni, mentre non so, la pesca delle triglie, la pesca della strascico, la pesca della piccola pesca, la volante, sono tutte diminuite, mentre invece quello che le vongole no. Sono la pesca dove abbiamo anche i pescatori più giovani, come età media sono la pesca delle vongole, quella dove sono i pescatori giovani che hanno ereditato dal padre un poco di soldi per vendere la barca che avevano prima a strascico e si sono comprati dei carati sulla vongolara e quindi vanno lì a pescare. Infatti se c'è qualcosa che all'occhio di chi frequenta il porto è questa parte del porto dove ci sono le vongolare, sono lì, e la parte del porto invece dove c'erano i pescherecci che è tutta adesso è vuota. Perché io ho abituato a fare queste passeggiate, Cate, o che vive il fanno in questa maniera. Katia, questa secondo te è tradizione o innovazione? Questa è tradizione. Ecco, vedi, qui siamo nel pieno. No, ma Katia Amati ha una tradizione familiare in ambito gastronomico, quindi non è. Cioè, in ambito gastronomico è anche un po' del pesce. Un po' del pesce. Una madre e un padre un po' particolare. Un padre che voleva portare sto pesce azzurro nell'entroterra e tanti anni fa, quando era in provincia, il primo camion, poi i piccinetti queste cose le conosce quanto me, il primo camion che portava il pesce azzurro nell'entroterra per promuovere questo incontro di collina e mare attraverso la provincia, poi tutto quello che è stato il pesce azzurro. Poi, Adesso siamo in una tendenza opposta, c'è la comunità, la Commissione Europea. Adesso dicevi che è il contrario. Che è il contrario quello del pesce azzurro, perché la Commissione Europea ritiene che la pesca del pesce azzurro è troppo intensa in Adriatico e la vuole ridurre a tutti i costi. La vuole ridurre, ha già ridotto il numero delle giornate massimo, che ha portato il numero delle giornate che non possono essere più di 180 in totale all'anno, di cui 144 per le lici e 144 per le sardine, che evidentemente però il totale non deve superare 180. Questo riduce il guadagno della gente, perché se io mi togli i giorni di lavoro non riesco a pensare e quindi a un certo momento guadagno di meno e quindi questi pescatori cominciano ad andarsene via. E poi ci sono una serie di problemi in cui loro continuano a sostenere che il pesce azzurro sia pescato troppo. Nella realtà c'è un problema commerciale che è molto forte. Da quando la Croazia è entrata nell'Unione Europea, il quantitativo pescato in Adriatico dalla flotta italiana più quello della Croazia è diventato molto elevato e quindi è riuscito anche a modificare i rapporti commerciali con il pescato da parte della Spagna e della Francia. E di conseguenza è troppo il pescato, noi lo prendiamo in maggiori quantità, lo vendiamo a un prezzo più basso e quindi questo ci crea una serie di problemi perché a un certo punto facciamo una concorrenza e quindi la concorrenza gli altri non la vogliono e quindi allora cosa si fa? Vediamo di bloccare la pesca in Adriatico. Come si fa per bloccare? Diciamo che c'è poco pesce, è pescato troppo e quindi bisogna ridurre l'intensità di pesca, ridurre il numero delle barche, ridurre i giorni di pesca, ridurre le zone di pesca. Cioè è una misura un po' draconiana, non ha motivo scientifico per essere fatta. Non ha motivo scientifico. Quindi è una decisione un po' molto. È una decisione che hanno preso a Bruxelles, ma noi lo vediamo anche il porto di Ancona. Il porto di Ancona noi avevamo 12 coppie che facevano la volante. Adesso nel porto di Ancona ci sono 3 coppie soltanto. Quindi cosa vuol dire? Che a un certo momento 9 coppie sono sparite, 9 coppie sono 18 barche e ciascuna delle quali ci sono 6-7 persone a bordo. Quindi cominciare a dire 100 persone certo. Abbiamo mandate a casa. Certo. E questo non è che vada bene. Poi dopo c'è tutto l'indotto, che il pescato che veniva venduto non c'è più. E tutto questo sono quelle situazioni che sono totalmente negative. Purtroppo ci abbiamo adesso, per fortuna c'è il Parlamento Europeo che si è sensibilizzato su questo tipo di discorso e allora riesce a dialogare con le organizzazioni di categorie italiane e cerca di bloccare la Commissione Europea su questo nuovo desiderio di limitare molto ancora, perché loro vorrebbero ridurre la pesca del 60% ancora.
Dunque il 60% la gente muove, le fame. Quindi a un certo punto uno deve riuscire a farglielo capire che non è possibile fare questo tipo di discorso. E soprattutto noi abbiamo una tradizione, se noi pensiamo lungo la costa, le alici a scottadito, i sardoncini a scottadito, come diciamo noi, le sardelle fatte alla grigliata, certo. Tutte queste cose che sono una nostra tradizione anche culturale, non è soltanto un discorso di biologia dei pesci, eccetera. E beh, a un certo momento questo sta venendo meno, certo. Non c'è più e quindi ci manca, quindi i bagnini non potranno più fare la rostita sulla spiaggia per i turisti, perché ce n'è poche di queste alici e quindi vogliono alzare in un certo momento i prezzi non li riescono ad alzare, esatto. Perché quando arrivano a 10 euro la cassa ce li importano dalla Francia, dalla Spagna, ce li importano a casa nostra, quindi le cassette le vendono a un prezzo molto basso e quindi è difficile mettere insieme anche il valore nutrizionale. La politica in questo ha un ruolo molto importante, un po' di mediatore, no? tra le forze in campo. Allora, il problema è sicuramente la ricerca del mercato, dimostrava prima la questione di Pesaro sulle gomme, non sono riusciti non solo a preservare il prodotto, ma a fare una politica commerciale che dia la possibilità di ricavare dei profitti. E così è sul pesce. Si sta diminuendo, l'Italia ormai è in profonda crisi, ma a livello europeo noi siamo arrivati a 180.000 tonnellate da una produzione che avevamo di 450.000 tonnellate, se non sbaglio c'è un calo del 60%, del 15% negli ultimi 10 anni, abbiamo tolto 17.000 posti di lavoro sono l'ultima dei pescatori, ci sono circa 8.000 barche di meno, esatto. No, le barche sono diminuite, quindi tutto questo lo si fa se c'è una valorizzazione di quella che è la qualità, che è la nostra qualità, quindi renderla a livello commerciale sicuramente più alta e riuscire a venderla con un profitto maggiore. Questa è la politica. Solo che per venderla con un profitto non è facile, perché ci va sul mercato internazionale. Però l'unica c'è la Spagna, c'è anche la Croazia. C'è la Croazia. Quando tu vai a vendere le casse, era metà. Se non sbaglio c'è anche l'importazione del 70% del materiale di pesca che viene dall'estero, se non sbaglio. Non molto di più, noi praticamente il consumo italiano di prodotti ittici c'è di circa 1.100.000 tonnellate, esatto. Ne abbiamo 180.000 tonnellate pescate, più c'è circa un 200.000 tonnellate di acquacoltura, che sono cozze, vongole, sì. Trote, eccetera. Praticamente noi arriviamo quindi a 380.000 tonnellate su 1.100.000, quindi abbiamo oltre il 60% di importazione. Avevo dei dati intorno al 70%. Più o meno ci siamo vicini, anche perché uno deve tenere conto, quindi, alle volte uno non fa un calcolo economico. Quindi c'è un'abitudine alimentare che è cambiata, molto. E questo è positivo, nel senso il fatto di ricercare nei menù della gente il pesce è sicuramente questa una politica, però c'è una richiesta che alla fine va presa in maniera messa sul mercato in maniera diversa, però noi non possiamo dimenticare che queste tonnellate di pesce che peschiamo di meno come pesca sono circa 220.000 tonnellate negli ultimi 15 anni, che questo ha un valore di 4,6 euro al chilo, corrisponde ad oltre 1 miliardo di euro all'anno di valore di pescato. Noi abbiamo tolto al settore della pesca italiana oltre 1 miliardo di euro all'anno. È evidente che poi le barche le devono togliere, non c'è più vanno spazio. Vanno a rottamare, perché se uno ha tolto tutta questa cifra, dice come fanno? È inutile che ci danno poi un contributo col FEAMP, con questi fondi europei, che sono 700-800 milioni in 7 anni. E noi ne prendiamo più di un miliardo all'anno. Nelle Marche abbiamo 31 milioni, in realtà abbiamo fatto i bandi per quasi 14 milioni di euro. Però non è che sono sufficienti queste per... È nero di seppia, no. Li contavi? Volevo vedere se erano... Questo è nero di seppia, dentro c'è la... il affumicato, cioè? Il nagello, me l'ha suggerito perché... affumicato, il nagello affumicato. Il nagello affumicato. Non lascia niente. Ma il mondo dell'arte e la cucina, una domanda. Così. Io lavoro in un posto dove si chiama Fondazione Rossini, se abbiamo un'eccellenza, perché un gourmet come quel signore che conosceva di tutto e di più, prima perché se lo poteva permettere, perché era ricco, poi frequentava
le mense dei nobili, eccetera. Cioè, veniva invitato molto spesso a far parte di quello che c'aveva di buono. Di buono, ma io voglio dire, però era un fine conoscitore, perché nelle lettere lui parla di tutti i cibi, conosce le olive ascolane, parla di questo, conosce Vincenzo Cassi, conosce da dove vuole prendere il gorgonzola, la Lombardia, sì. I maccheroni da Napoli, insomma, per cui aveva le terre Budrio, che ancora noi coltiviamo, 90% di terra vicino a Bologna, e da lì si faceva arrivare i prodotti della terra. Quindi gran gourmet, conoscitore, e se lo poteva anche permettere. Però gli artisti in generale, attori, col cibo, anche perché il degno coronamento di una giornata di lavoro, dopo che hai dato al tuo pubblico, no? Al mondo dell'arte, puoi stare assieme, insomma, è un evento particolare. E l'arte si esprime anche attraverso una creazione culinaria, qui c'è un'esplosione. Un abbinamento così, no? Un'esplosione cromatica. Non è solo artistica, perché anche del gusto. No, però. Non può parlare della tradizione romana, però comunque il prodotto è rispettato, perché si sente non lascia, non molla l'osso, il nostro mare c'ha tanto, però al di là di quello che ci vogliono imporre, cioè volendo un'educazione alimentare anche del consumatore si può fare, per non andare a riprendere sempre le stesse cose. Si può fare benissimo l'educazione alimentare, solo che l'educazione alimentare deve cominciare già dai giovani. Adesso noi ci sono delle manifestazioni che vengono fatte, tipo questo festival del Bodetto che ci abbiamo, c'è una sezione per i bambini, per cercare di far riconoscere i pesci ai bambini, perché incominciano anche loro, devono sapere che il pesce non è soltanto lo sgombo, solo il salmone, o solo lo scampo, quello che ci può essere. Deve avere l'idea che c'è un insieme di specie molto diverse, ciascuno delle quali ha un suo sapore, un suo gusto, e può essere preparato in modalità diverse. Evidentemente se i bambini cominciano ad avere questo e uno riesce a darglielo senza spine, perché evidentemente ci sono anche dei problemi che i bambini non possono avere le spine, però se uno li abitua sin da piccoli ad avere questo tipo di rapporto, diciamo, con il pesce o il pescato e così via, sono interessatissimi. Io lo vedo con dei nipotini che ho, tutte le volte che vado a casa gli porto due pesci o quello che sia, tutti arrivano intorno al nonno, che pesce è questo, dove vive, cosa fa, cosa non fa, perché cercano di avere tutte le informazioni o le spiegazioni per poter essere, e questo è positivo. Infatti a Cuochi di Bordo, no? Noi lavoriamo, facciamo lavorare lo chef e il marinaio con pescato esclusivamente qua davanti, quindi no, il salmone non c'è, non ci sono pesci d'allevamento, ci sono tutte cose che... No, il pesce di allevamento, se ci dovesse essere, non è che sia qualche cosa di cattivo, il pesce di allevamento, se allevato correttamente, è un ottimo pesce, si tratta di vedere chi lo alleva e come lo fa. Noi lo vediamo lo stesso nella zootecnia a terra, uno può dire io allevo delle galline, le allevo in un certo modo, sono ottime le galline, eccetera, se non posso fare una tacchina, se tengo tutti chiusi, metto gli occhialini, tutto quanto, quindi mi fa... No, non bisogna demonizzarlo. No, se l'allevamento è intensivo, vedi quell'acqua che fa pressione quando la guardi, forse quel pesce non lo mangi. Se invece c'è un modo di allevarli, no? Tra virgolette, che rispetta la vita anche del pesce, tu trovi un ottimo pesce. Certo, quello che pesca in mare, sia la taglia, sia il sapore, però insomma, quello che sì, quello che tu lo allevi lo produci esattamente nelle condizioni come lo vuole il cliente. L'altro evidentemente lo devi prendere come lo raccogli, come viene fatto, quindi non hai la possibilità di variare tantissimo. Più che altro è quello che la natura ti restituisce. E dal di lì poi ci si può inventare qualcosa, insomma, perché i chef spesso, quelli più creativi, a parte se credi di plastica. Lì apriamo un mondo. Sull'acquacultura, dicevamo prima del FEAM, per la possibilità che finanzia tantissimo anche una parte che finanzia l'acquacultura. Però non sono utilizzati la maggior parte dei finanziamenti del FEAM, noi ci andiamo indietro come Italia. Però no? È un settore che sicuramente avrebbe spazio, solo che a un certo punto non... Noi vediamo che quelli che lo fanno non hanno dei margini di guadagno molto consistenti. Noi lo vediamo adesso, quello che rende di più attualmente sono gli allevamenti di cozze o di vongole filippine, che sono le due specie che producono di più in Italia. I pesci
spigoli, orate, tutte queste cose qui non hanno un grande ritorno di quantità, sono 10-12 mila tonnellate di spigoli, però sono molto di più quelle che noi importiamo dalla Grecia, dalla Turchia, dalla Francia, dalla Spagna, che vengono in Italia, il nostro consumo è molto più forte, solo che gli altri lo producono a un prezzo più basso, quindi noi non riusciamo a produrlo a un prezzo... Spaghettone, questo è uno spaghettone con vongole. Con spaghettone? Spaghettone con... questo è spaghettone con... molte mangio. Maccheroni, mai provocato? Ma a casa tua il pesce c'era, sì, sì. Avevamo... cioè, a condire babbo. A condire babbo? A condire babbo, a cuoce o la madre dei figli. Okay. Ma noi venendo da Urbino avevamo questi momenti di scambio, per cui andavamo su ad Urbino da miei nonni e cugini di babbo con cassette di pesce e si tornava giù. C'era il baratto. Delle cesane, ecco questo. Però quando arrivavamo noi... tutta via Sant'Andrea era, sotto l'orto botanico è arrivato il pesce, sì, arrivava il pesce, sì, certo. Cioè, appuntamento o anche a Borgo Pace, perché allora lassù c'era scambio col tartufo quindi era più significativo, era più, lo scambio, sì, era più forte, cioè, era più, si arrivava alla sera con pesce, i formaggi che potevano essere fatti, non è soltanto, sì, formaggi e tartufo, era uno scambio, ma non tartufo, quindi tartufo in mezzo al tavolo e tranghe vai. Sì. Parlare di qualcosa che conosco abbastanza bene, è vero, mi sembra, no? tra la costa e l'entroterra, quindi insomma l'unione dei territori passa anche attraverso la cucina, i prodotti della cucina. Assolutamente sì, poi le Marche questa unione la vivono bene, perché costa entroterra in mezz'ora di macchina la si fa, quindi va dai monti, esatto, al mare con la tranquillità estrema. Quindi questa è una particolarità, varietà di prodotti, varietà delle Marche che ho apprezzato, sono eccezionali. Sì, diciamo solo quelle due o tre regioni, le Marche, anche l'Abruzzo e il Molise, anche hanno la montagna a meno di un'ora dalla costa. Dove uno riesce ad avere questo tipo di prodotto che di un vantaggio, tu mangi anche i formaggi abruzzesi, non è che siano. Cioè abbiamo degli ottimi pecorini marchigiani, ma insomma, noi andiamo dalla casciotta, no? La casciotta di Urbino, no? Queste sono le eccellenze, no? Poi abbiamo anche gli amarini di Cantiano, mettiamo tutti insieme. È che sono poche la marchigiana, anche la pasta è marchigiana, quindi grandi produttori di grani antichi, si sente tutto nella sua interezza, insomma. Questo è soprattutto lì. Sì. Le vongole preferite, sgusciate o intere? Sicuramente sgusciate. Senza dubbio, perché in 5 minuti più prima per prepararle, ma bene sgusciate. Il problema di fondo è che per sgusciarle ci vuole un quantitativo, ossia se uno deve farne un piatto fa questo, ma quando uno deve fare una preparazione per un numero di persone deve cominciare a fare un sacchetto di vongole a sgusciarle, ci vuole 2 ore, 3 ore. E quindi a un certo momento considera il tempo che devi pagare una persona per 2 ore o 3 ore a sgusciarlo, economicamente costano più lo sgusciatore che non il valore delle vongole. Ed è quello è il fatto, però per mangiarlo è tutta un'altra cosa, tu mangiati un risotto con delle vongole già sgusciate, è tutto un'altra cosa. Gli eventi, le manifestazioni che promuovono il territorio, penso che siano un buon volano anche di promozione regionale. La regione ha sempre investito in questo, soprattutto in alcune determinate... Assolutamente sì, sono manifestazioni che rivestono gli aspetti che sono legati ai prodotti tipici nel Fermano, nel Pesarese abbiamo le fiere. Di prodotti soprattutto l'autunno che è il clou per le aree interne che è legato ai prodotti tartufo, funghi, quindi è quello Pesarese sto parlando, però tutta la parte delle Marche interne è piena di manifestazioni di questo tipo di grande valore, e poi prodotti legati alla pesca, al mondo della pesca ugualmente, perché
prodetto a Fano, una manifestazione che ha un prodetto, appunto. C'è un doppio risvolto, dicono che ti danno il prodetto, non è solo un piatto di pesce, è anche qualcos'altro. Sono manifestazioni che hanno un rilievo legato alla valorizzazione dei prodotti, che soprattutto abbiamo le DOP e nel pesarese ne abbiamo, più che delle altre province, quindi sicuramente questo è un aspetto che va, continua a essere coltivato e bisogna continuare a lavorarci, insomma, sicuramente. Perché alle volte ci sono categorie che alzano gridi di dolore, come il mondo ittico, che ha bisogno anche forse della condivisione col pubblico, con i cittadini, di alcune difficoltà, perché sennò si rimane vincolati nel proprio mondo, magari non si condividono le difficoltà che magari possono aiutare anche a venire fuori da certe condizioni. Magari se noi sappiamo che il mondo della pesca soffre di una mancanza di introiti perché non c'è consumo, se il cittadino è ben educato magari fa uno sforzo in quel senso, cioè, penso che no, questo possa, no. Può essere sicuramente un aiuto, però Cate non è così semplice, consumo incentivato ai cittadini non è che riesce a colmare il gap che si è creato tra la mancanza di pescato nostro oppure i divieti che vengono messi, perché voglio dire, il nostro è un pesce particolare, lo puoi vendere un pochetto anche di più, tra virgolette, però poi si è visto che l'aumento del prezzo è calmierato da quello che sono che viene da fuori, perché ti viene dalla Croazia il pesce è lo stesso, ti viene dal Tirreno, non è così facile. Beh, è importante dal punto di vista alimentare, non ce li hanno gli altri, no, ce l'hanno, no, solo la Spagna, la qualità è diversa rispetto a la media appena l'apri, però adesso per chi è abituato a vedere le vongole nostre un attimino. Però quello che è questa difficoltà della marineria per quanto riguarda la parte economica non è solo con incentivare il consumo di pesce che uno può mettere insieme per la dieta mediterranea oppure perché per gli omega 3 eccetera eccetera, è che è difficile quando il mercato è talmente depauperato pensare che anche te dovresti mangiare 10 kg a testa di pesce al giorno per riuscire a dare un contributo economico. Quindi è una questione di grandi numeri. C'è una questione di numeri, ma secondo me è una questione anche di impostazione di programmazione delle istituzioni pubbliche, perché se di concerto con gli operatori, gli enti pubblici, quelli che hanno la possibilità di intervenire, perché non è che tu puoi chiedere solo al comune, al coro. È una commissione tra mari e monti, come dicevamo prima. Ecco, sì, e poi mettiamo al centro, perché qui invece c'è un po' più il rispetto della tradizione, qui il nasello aperto in due e con una leggera appanatura messo nel forno, quindi diciamo che c'è proprio, forse se vogliamo, quello che si chiude la filosofia della pesca aperto spinato e va. Io ricordo con un piacere enorme un'uscita alle 4 della mattina con la barca e poi sul pescato alle 5:15 prima gradellata e via di pesce e vino e via, alle 10 della mattina molto allegri tutti dopo 4 ore di mare, però un'esperienza che non si dimentica. Bellissima, ma avere tutto sto pesciatore è stato bello, coinvolgente, sì. Devo dire che è un'esperienza bella da fare. Pure la pesca stracio che faccio anche con il mercato regolante, ci hanno fatto pure la multa, ma insomma è stata anche un'esperienza controllata. L'esperienza dell'esperienza. Sì. Bene, noi ormai, anche questo. Ormai ci siamo assestati, questa puntata di Cuochi di Bordo la possiamo chiudere qui, abbiamo penso il meglio che si possa chiedere da questi prodotti. Professore, chiudiamo con una sua considerazione. Il nostro mare qui davanti è messo bene? Sì, il mare è messo benissimo. No, bene. È che mancano i pescatori. Quindi, ragazzi, che vi affacciate e voi volete
potuto intraprendere l'attività del pescatore, sappiate che c'è spazio. Bisognerebbe ridurre un attimino quelli che sono i vincoli che gli mettono gli altri, perché esatto. Se io dico voglio fare il pescatore, poi dice tu devi pescare 3 giorni alla settimana, 2 mesi devi stare fermo, non puoi calare più di tante reti, non puoi più fare quello dice, ma i soldi non li guadagno. Esatto, quindi incentivarlo con le giuste con le giuste note. Va bene. Poi sottoscriviamo, ovviamente sì. Ecco, quindi avete il posto da fare, assolutamente il posto da fare, la palla. Assolutamente. Poi, quando vengono in terra, un bello spettacolo. Al mare. Portiamo 4 musicisti, siamo a posto. Ecco. Mare, musica e cibo, siamo a posto. Benissimo. Va bene. Come chiudere nel modo migliore questa puntata? Mare, cibo, musica e bella compagnia, grazie ai nostri ospiti. Chiudiamo qui questa puntata di Cuochi di Bordo e noi intanto ci abbandoniamo alle libagioni. Alla prossima!